sono le 8:30 del mattino e noi stiamo andando in palestra. Oggi è una giornata abbastanza piena di cose da fare, dobbiamo fare i pacchetti ambassador, dobbiamo fare un photoshoot per finire le foto del sito, dobbiamo fare questo video, dobbiamo fare un altro video, quindi ho deciso di iniziare e di togliermi subito la palestra nella giornata, perché possiamo pure andare più tardi, ma ho notato, soprattutto negli ultimi giorni, se decido di andarci più avanti nella giornata, finisce che o mi devo interrompere il lavoro per andare in palestra verso le 2, oppure arrivo la sera veramente distrutto, quindi poi non sono così produttive le sedute di allenamento. Sono abbastanza assonnato, c'è un piccolo pit stop prima della palestra, andiamo a prenderci un bel caffettino. Yeah, let's get this day started. Eccoci arrivati, it's coffee time! E solo per farvi capire che sto in pantaloncini nonostante tipo i 5 gradi fuori. Che palle, sta piovigginando e quando piovigina a Lussemburgo vuol dire che siamo tutti fregati. Stessa cosa di ieri che dovevamo fare le foto fuori, siamo stati fregati dalla pioggia e il giorno prima dal sole. Oggi avevamo detto niente pioggia, che sarebbe stato invece nuvoloso, e è decisamente nuvoloso, ma sta anche piovendo. Quindi speriamo che quando esco dalla palestra sia tutto migliorato. Io ho qua le coffee che è bollente, c'ho anche questi Dieta Tac, un pochino dolcificante, portato direttamente dall'Italia, dato dalla mia ragazza Ele. Grazie mille amore. 2, 3 goccette. C'ho pure lo stecchino che ho rubato. There you go. Mischiamo. Bollente, ma buonissimo. Siamo stati a Roma settimana scorsa, ho preso lì un cappuccino, anzi due cappuccini anche all'aeroporto. Mamma mia, un'altra storia. Però sono stato abituato da 5 anni, anzi ormai 6-7 anni che vivo fuori dall'Italia, e mi faccio sti caffè e me li faccio andare bene. Anzi, questo che è lavazza, devo dire che non è manco, non posso nemmeno complain. Comunque ragazzi, prima di andare in palestra mi voglio un pochino scusare per il contenuto magari che ho fatto in quest'ultimo periodo e se non sono sembrato al top. Leggo tutti i commenti e sull'ultimo video soprattutto c'erano almeno 2-3 persone che commentavano dicendo che il video era abbastanza vuoto e che io avevo abituato a standard più alti, e per quanto magari non ero d'accordo sulla qualità, sono totalmente d'accordo sul fatto del contenuto in sé, del vibe, di io stesso come ero su video. E la verità è che non ho avuto un periodo facile, non mi va nemmeno di venire qua e piangervi addosso, però tipo faccio molta difficoltà a creare un personaggio e fare finta di stare bene, di essere qualcuno che non sono. Mi è sempre molto difficile alla fine anche fare questi vlog. Riguardando pure i miei vlog del passato, cioè sono sempre stato vero e reale, vi ho mostrato i miei momenti deboli, vi ho mostrato i miei momenti forti, vi ho mostrato come mi sentivo all'università e come mi sentivo mentre viaggiavo, eccetera eccetera, e non riesco veramente a creare una persona per YouTube, e di conseguenza, proprio perché non ce l'ho fatta, mi sono dovuto un pochino nascondere perché non stavo vivendo un periodo ottimo mentalmente. Ho avuto molti ups and downs come non ce li ho mai avuti prima, non ce li ho mai avuti all'università, e mi ero un pochino perso effettivamente, e va bene, è normale, può succedere a tutti, e la cosa importante è tipo provare a riprendersi e a recuperare, iniziare di nuovo a pensare in positivo. E per me quello che ha fatto una grossa differenza è pensare al perché, alla ragione, perché sto facendo tutti questi video, cos'è che voglio trasmettere con le persone e a voi che state guardando. E è sempre stato per me non un motivo di divertimento, di provare ad essere uno youtuber classico come altre persone, ma più di informazione, quindi provare a darvi qualche informazione utile sull'allenamento e anche un pochino di motivazione e ispirazione per veramente spaccare la vostra giornata, ma per poi spaccare anche la vostra vita e imporvi degli obiettivi e provare a raggiungerli con tutto voi stessi. E quello per me è la mia ragione, il mio perché. E dopo che appunto ci ho riflettuto su di questo, ho detto, avevo quasi paura, raga, di aprire la telecamera e tipo fare dei video per voi, perché non mi sentivo al top, appunto mi dovevo inventare un po' una personalità, una persona che non ero, e non volevo farlo, quindi mi sono nascosto, avevo perso un attimino il ritmo, poi ho pensato al mio perché. È sempre così, quando uno va a fondo a se stesso, dentro di sé, provi a capire veramente il perché che stai facendo alcune cose, ed è lì secondo me che riesci a
ovviamente ognuno ha il suo tempo, ma che puoi riuscire a veramente sbloccare un pochino di energia interna e riniziare a macinare, che è quello che sto facendo in questo momento. E mi devo preoccupare molto di meno di come i video, dei titoli di YouTube, della competizione, di questo quest'altro, e semplicemente concentrarmi su di me e su fare contenuto che io reputo di valore per voi che guardate. Quindi scusate per la clip lunga, scusate per i contenuti se non mi sono piaciuti nell'ultimo periodo, e proverò a migliorare. Allora, siamo arrivati fuori la palestra e oggi finalmente posso fare una delle mie sedute, perché con l'allenamento nelle ultime 2 settimane è stato veramente un casino. Settimana scorsa siamo stati 7 giorni in Italia a Roma, quindi mi sono allenato 2 volte in palestra con Ele. Ovviamente era una palestra diversa, quindi ho fatto non il mio allenamento, diciamo, ho dovuto fare altri macchinari, altri esercizi. Settimana prima invece abbiamo fatto tutti quei video per il canale di Kaizen, che vi invito a seguire se non lo fate già adesso. Abbiamo fatto Andrea Presti, abbiamo fatto Arnold, e quindi non ho veramente avuto una routine, e secondo me forse anche quello mi ha un pochino sballato, perché comunque avere una routine con l'allenamento e cercare e ricercare quella progressione ogni singola seduta, col passare delle giornate, col passare delle settimane, è anche quello che a me personalmente mi dava la spinta che poi riuscivo ad applicare a tutto il resto. E il fatto che in 2 settimane ho fatto veramente di tutto tranne che il mio allenamento, forse anche quello mi ha impattato un pochino, e ha impattato un pochino come vivevo e come attaccavo la giornata. Quindi oggi finalmente faccio la seduta B, perché 2 giorni fa ce l'ho fatta fare la mia seduta A proprio qua in palestra, e ho tutto segnato qua nel telefono. E prima di iniziare la seduta sempre mi prendo 5-10 minuti per visualizzarmi dentro la palestra e magari ascoltare un pochino di musica qua, e quando mi metto anche le cuffie, e così che mi carico un pochino. E soprattutto se tu vai in palestra dopo il lavoro, oppure se ci vai in mezzo all'università o dopo l'università, ci sta sempre prendersi quei 5-10 minuti per focalizzare l'attenzione su quello che dobbiamo fare, sull'allenamento. Quando lo facevo all'università mi ricordo che tipo magari arrivavi in palestra che avevi la testa che scoppiava dallo studio, dal lavoro, dai progetti, e secondo me prendersi 5-10 minuti prima di iniziare può essere un ottimo modo per combattere appunto tutta questa cosa. Almeno io mi ricordo che andava molto molto meglio, e lo faccio ancora adesso nonostante io non stia studiando, ma prima di entrare in palestra quei 5-10 minuti sono sacri per veramente essere sicuro di spingere al massimo durante l'allenamento. Quindi mi riguardo il mio allenamento qua sul telefono, mi pompo un pochino e noi ci vediamo lì dentro. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di andare sul sito di Kaizen che stiamo lanciando proprio adesso per il Black Friday, e con codice Giulio avete un extra 5% di sconto che è accumulabile su tutte le altre offerte sul sito. Quindi se non l'avete mai provato, questo è veramente il momento, perché secondo me la qualità è veramente di gran lunga superiore di qualsiasi altra cosa in Italia. Abbigliamento sportivo, comodo, elastico, da poter indossare sia dentro la palestra che fuori. Mi raccomando, go check it out. Qua vi lascio il mio allenamento di oggi, iniziato con quel movimento per il deltoide laterale. Sto utilizzando un cuff che praticamente mi permette di eliminare praticamente il polso e l'avambraccio. È come dire quella cinturina che a volte i ragazzi utilizzano per i glute kickback per il sedere. Noi ce lo mettiamo invece al polso e così possiamo fare un movimento fluido. Passato poi al mio praticamente movimento pesante per il petto, che è questa Smith Machine Incline Press. Ho fatto 100 kg per 6 ripetizioni, molto molto controllate, e come state vedendo praticamente vogliamo fare una forma di esecuzione corretta, ma soprattutto una rep di qualità in tutti gli esercizi che facciamo. E in passato mi concentravo sul sovraccarico progressivo a tutti i costi, e invece adesso metterei in primis la qualità della ripetizione e poi pensiamo a sovraccaricare, ma solo una volta che la ripetizione è perfetta e sappiamo che lo stimolo sta andando sul nostro muscolo target. Ok raga, io spero che riusciate a sentirmi perché c'è un po' di musica, ma provo a parlare ad alta voce. Ho fatto il primo esercizio per le spalle, e è un ottimo esercizio sia per portare avanti le spalle, cioè no, all'inizio proviamo a creare questo X-frame o comunque delle spalle più larghe sopra, e poi riscalda anche le spalle, quindi poi quando passo a fare la panca non ci sono problemi e mi sento bello caldo già e bello concentrato. E abbiamo fatto 100 kg di panca Smith Machine per 6 ripetizioni ben controllate, sono molto felice, ne abbiamo fatte 6 l'ultima volta ma non così controllate, quindi proviamo sempre a progredire. E dai, devo dire che anche il vibe in palestra, siamo in pochi, ci sono un paio di ragazzi che stanno allenando bene, un altro ragazzo che si allena bene, e secondo me la palestra fa veramente tutto, quindi se riuscite a trovarne una che vi sprona a spingervi a fare di più perché c'è gente che si allena bene e che vuole progredire, tutto di guadagnato.
E un'altra cosa che ho capito solo di recente è veramente quanto lungo è un processo se vogliamo continuare a costruire massa muscolare e veramente migliorare il nostro fisico da natural. E questo in passato, nemmeno un passato tanto lontano, ma anche solo un anno fa, un pochino i commenti che mi buttavano giù ci stavano sempre, sapete, su YouTube, e che mi dicevano che non stavo progredendo e che rimanevo sempre uguale, ma io dentro di me sapevo che in realtà stavo imparando sempre di più e io lo vedevo che stavo migliorando sempre di più, sia in palestra che in termini visivi, ma non è mai stato così evidente come magari adesso, che riguardando anche queste clip, ovviamente con una luce abbastanza buona, con un pump in palestra, e ho finalmente aumentato, diciamo, le mie calorie, quindi sono entrato in massa e sto finalmente vedendo un po' di crescita muscolare. E questo mi carica un sacco perché mi ricorda il perché ho iniziato e mi ricorda che è un processo che non ha mai un punto di fine, ma che dobbiamo semplicemente continuare ad andare in palestra e continuare a provare a spingerci a migliorarci. I risultati fisici sono solo una delle cose e arrivano con molta, diciamo, ci mettono un po' di tempo, sono lenti ad arrivare, ma la cosa più importante di tutto è che la palestra è un maestro di vita, perché le progressioni in palestra, ciò che costruiamo ad andare day in, day out, a provare a spaccare di più, provare a spingerci di più, provare a migliorare, è letteralmente uno skill set, è un learning che ci possiamo portare via con noi in tutte le altre aree della nostra vita. E anche per quello, tipo, ho iniziato a allenarmi la mattina e forse continuerò a farlo, perché ovviamente mi sento bene, mi sento e posso attaccare al massimo la mia giornata. Abbiamo finito, spero che mi riuscirà a sentire, c'è la musica che proprio adesso è partito. Allenamento fatto, ora torniamo in studio da Sammy, ci facciamo una doccia, facciamo un passo post workout e iniziamo la giornata. Hey, good morning, come stai bro? Bene, te, voi? Bene, bene, che stavi combinando? Combinando il video, oh, yeah. Che esce sul canale di Kaizen lunedì. È già uscito, mi sa, perché questo è giovedì, questo è il lancio. Quindi andate a vedere il video che è già uscito lunedì. Niente, è una bomba, a Roma, quindi mi sto divertendo a editarlo. Dai. Flash forward 30 minuti, io mi sono fatto una doccia e abbiamo anche fatto i pacchi per gli ambassador. Abbiamo qua i tre pacchi, uno per Vale, uno per Francesco Zini, che sono sicuro che alcuni voi conoscono, e l'altro per Alessio, ragazzo che lavora con noi. E finalmente quindi mi posso anche fare il mio pasto post-workout che stavo aspettando fino a mo'. Mi sono portato da casa un po' di frutta, questa è mezza mela, una susina, c'ho anche una pallina Lindt, cioccolato bianco là. C'ho una banana e andrò a farmi mezzo di questo vasetto yogurt skir, come se fosse yogurt greco high in protein, che ha 11 grammi di proteine per 100 grammi. E in più, per un altro po' di proteine, c'ho qua le mie amate Clearway di Foodspring, che ormai mi faccio praticamente sempre, o come pre-workout o come intra-workout, oppure me ne tengo anche come post-workout. Questo, diciamo, che magari non è il post-workout ideale, ma oggi che ho gli orari un attimino tutti sballati, mi sono allenato la mattina invece che il pomeriggio, faremo questo come snack, diciamo, post workout, per essere sicuro di prendere almeno 20-30 grammi di proteine tramite queste proteine in polvere e questo yogurt. Però ovviamente dopo dovremo fare un pasto più consistente, ma diciamo che questo mi ricorda un po' come facevo anche all'università, che alla fine non riuscivo a cucinare finché non rientravo a casa la sera, e quindi mi dovevo preparare un po' di snack rapidi oppure prendermi un panino così al fly, come si dice a Roma. E quindi anche qui faccio esattamente la stessa cosa. Raga, finiamo il video, vi faccio vedere un attimo la collezione che stiamo lanciando per Black Friday. Se non vi interessa, grazie di tutto il supporto, ci vediamo nel prossimo video. Chi invece sta pensando cosa prendere, cosa non prendere, se vai a dare un'occhiata al sito, stiamo rilasciando queste performance shirts, che sono praticamente super comode, elastiche, tessuto, elastane, cotone, e come vedete accentua i punti giusti del fisico, l'avete visto anche nell'allenamento. Sta più stretta su petto, spalle, bicipiti. Io sono 180 per 75 kg e indosso una L, ma potrei anche andare su una XL se la voglio un po' più larga, ma dato che è performance, una L mi sta benissimo. Lasciamo questo colore tan e anche questi altri due colori, uno grigio col box logo centrale e anche qua blu col box logo centrale. Abbiamo messo questi raglan sleeve, che praticamente è una cucitura rinforzata e che lascia molta libertà alla spalla per fare qualsiasi tipo di movimento, quindi è perfetta per la palestra. Ma abbiamo ricevuto anche dei DM, dei commenti di persone che le acquistano semplicemente per mettersene anche la sera e uscire fuori, perché appunto accentua molto il fisico e sta benissimo. E faremo un'offerta di 3x2 su queste tre magliette, quindi se siete interessati, al prezzo di 2 ne prendete 3. Questi sono gli sconti nostri Black Friday. E in più abbiamo anche rilasciato il nostro The Origin Set, che è questo completo in colore crema,
e crema, come vedete, e ce l'abbiamo anche in praticamente black on black, quindi tutto nero. Ci abbiamo un logo qua, che è il nostro script logo in embroidery di Kaizen, praticamente questo è cucito sopra, quindi non se ne va. E abbiamo anche un piccolo dettaglio qua sulla manica, Kaizen, a strong desire to continuously improve. E quello che abbiamo provato a fare con The Origin set è praticamente un set che ti puoi tranquillamente mettere in palestra perché è elastico, quindi è un botto stretchy. Ok, vedete, non si sforma, ma è anche figo abbastanza da poter indossare fuori all'università, al lavoro, forse al lavoro no, però diciamo in giro se volete. E ci sarà anche qua set completo, un'offerta a meno 25% solamente per questo Black Friday. In più tutte le nostre collezioni passate, quindi le drop shoulder, le canotte, tutto quello che trovate sul sito sarà scontato fino al 60%. E letteralmente questa al posto di essere 34 l'abbiamo messa tipo a 17, può essere una cosa assurda, una roba ridicola. E veramente la qualità è incredibile, come vedrete se la provate. Abbiamo tipo oltre 250 recensioni sul sito, 5 stelle su 5, e c'è gente che ci dice siamo meglio della Nike e della Adidas, che magari no, però noi diciamo che ci fanno prendere a bene questi commenti, e altre persone che ci hanno detto che siamo più veloci con le spedizioni rispetto a Amazon. Quindi stiamo provando veramente ancora a creare qualcosina da zero, qualcosa di bello e grosso in Italia, che sia più grande di me stesso, e non vedo l'ora di... quello è il mio sogno è vederlo in giro per le palestre italiane e vederlo in giro per l'Italia. Quindi se sei interessato, col mio codice Giulio c'è un extra 5% su tutto il resto, quindi c'hai offerta su sconti, offerta più il mio codice sconto. Se sei interessato vai a dare un'occhiata al sito, altrimenti ti ringrazio di cuore, un abbraccione, spero ti sia piaciuto questo video, fammi sapere nei commenti, diverso dal solito, ma forse back to the roots. Ti apprezzo un sacco, ci vediamo nel prossimo video. Keep improving.